Quale potrebbe essere un modo per riprendere quella disaffezione che c'è stata, proprio per evitare, come ha detto Daniele, di non coccolarci, ma di interrogarci. Interrogandoci. Allora, è stato... Buonasera a tutti, grazie per l'invito per questa serata che secondo me è molto importante. Uno per Simonetta, perché insomma non ci dobbiamo nascondere che è stata anche una serata dove lei ovviamente l'ospite d'onore da parte di chi l'ha organizzata, ed essendo credo la persona che ha dato, come dire, più filo da torcere al centrodestra e alla Lega in questa campagna elettorale, ha dato maggiore soddisfazione insomma anche agli elettori, quindi sia importante ringraziarla per il risultato che ha avuto e anche perché era capolista, quindi io sono molto contento insomma, del suo risultato, soprattutto perché un partito per me ha ancora senso e il fatto che ci sia una capolista è importante, insomma, che abbia avuto un risultato così alto. Per me è anche un piacere che abbia avuto un risultato così alto nel quartiere Savena, che è il quartiere dove sono iscritto, quindi so che qui i compagni che l'hanno votata sono compagni che pensano appunto che la politica abbia ancora un senso alto e che la responsabilità, come diceva Daniele, sia una cosa importante soprattutto come cittadini. La seconda cosa che insomma mi ha fatto piacere di questa serata è che appunto noi ci interroghiamo spesso, devo dire che qui a Savena siamo abituati, due volte che c'è un'elezione l'analisi del voto ce la facciamo da soli, anche se poi non vengono create altre sedi o vengono, come dire, più là nel tempo. Quindi mi ricordo varie date, varie facce di persone, di segretari che sono passati, di situazioni in cui abbiamo fatto altri tipi di confronti, anche molto accesi. Ce n'è uno molto famoso dove abbiamo detto che abbiamo fatto lo sciopero delle feste dell'unità e in cui c'era un altro tipo di segretario, c'era un altro tipo di vicenda. Quindi credo che questo sia un tipo di abitudine molto importante nel nostro territorio. Guardate, sulle cose che ha detto Anderlini, io sono sui dati, i dati sono dei numeri, quindi sono scolpiti nella pietra, poi sui flussi si possono fare tanti ragionamenti. Io mi ricordo una cosa quest'estate quando abbiamo fatto la festa dell'unità al Parco Nord, quando c'erano le candidature che uscivano, c'era un po' di discussione, c'erano vari nomi, alcune indiscrezioni, poi a un certo punto anche alcune notizie giudiziarie. Mi ricordo che girando tra i cittadini che partecipavano alla festa, ma anche tra gli iscritti, un po' con l'orecchio a terra, quindi senza le statistiche, la cosa che tutti, meno male, dicevano è che questa volta non sarebbero andati a votare. E qui dentro ce ne sono diversi di voi che mi hanno detto questa cosa. Già da quest'estate questo era un andazzo che si cominciava ad intuire. Abbiamo visto l'andare avanti della campagna elettorale, ognuno si è espresso, dal livello nazionale al livello locale. Diciamoci la verità, questa è una campagna elettorale che non è mai partita. Non è mai partita perché ci abbiamo provato, ma un po' forse per il clima generale, per le notizie che sono apparse, ma essendo una classe politica, credo soprattutto per demerito nostro, non siamo riusciti evidentemente a convincere al massimo quelli che dovevano venire a votare. Io credo che dobbiamo fare un'analisi molto umile, ma anche molto sincera. Se il 63% delle persone in Emilia-Romagna non vengono a votare, ed è soprattutto il nostro popolo, anche se ovviamente c'è una fetta di persone del centrodestra, noi non è che possiamo buttare la palla in tribuna e dire che è colpa di uno in Sicilia, uno a Roma, uno in Trentino. È chiaro che ci sono tante situazioni, e verrò anche sul tema di Renzi e del sindacato, però non possiamo sottrarci innanzitutto alla discussione e al dibattito, e qui c'è molto silenzio, non qui dentro, ma in queste settimane sento molto silenzio su analisi del voto e dell'astensionismo, quindi benissimo che noi siamo qui a discutere, però non possiamo anche non assumerci le nostre responsabilità. Bonaccini oggi ha dichiarato, mi sembra una cosa anche in questa direzione, che devo dire gli fa onore, ma non è ovviamente soltanto una responsabilità del nostro Presidente della Regione, penso che sia una responsabilità molto, molto più ampia, e io sono il primo qui che ci mette la faccia e lo viene a dire. Poi certo, c'è stato anche un dibattito forte al nostro interno e attorno a noi sulla questione legata alle inchieste giudiziarie, non ce lo dobbiamo negare, e
non possiamo non dirci che la cosa è iniziata dalle dimissioni di Vasco Errani, persona di cui tutti noi abbiamo una grandissima stima, su cui probabilmente molti di noi qui dentro hanno interpretazioni diverse, opinioni varie sull'opportunità o meno dell'azione della magistratura. Io penso che la magistratura vada rispettata, come credo vada rispettato il lavoro che Vasco ha fatto in questi anni. Allo stesso tempo però non possiamo non dirci che uno shock è stato per la nostra regione avere un presidente che si dimette. Avevamo no? già anche un sindaco. Abbiamo già avuto un sindaco che si è dimesso. Ecco, perché questo a Bologna abbiamo cambiato 5 sindaci in 12 anni, tra commissari e sindaci. Avere perso di nuovo un presidente della regione con delle dimissioni per un affare giudiziario è comunque uno shock, perché non c'è solo il militante, l'iscritto, la persona che crede e metterebbe la mano sul fuoco sulla classe politica e chi ci rappresenta nelle istituzioni. Ci sono anche i cittadini che magari dedicano alla politica un ritaglio di tempo, che magari ci hanno sempre dato la delega, che di fronte a uno shock così hanno cominciato a sbattere gli occhi, no? Poi c'è stato tutto il caso giudiziario che ha legato le inchieste, perché ancora lì i processi non ci sono, le inchieste sull'assemblea regionale. Alcuni hanno chiarito, altri stanno andando a chiarire, e così via. Questa cosa ha certamente pesato, e quindi anche quei compagni, quei cittadini che dalla festa dell'unità non erano magari molto energici nella campagna elettorale, il macigno è diventato ancora più pesante. Pensate voi, fra quelli che ci guardavano da fuori, no? Questa cosa ha certamente pesato. Poi siamo arrivati nel bel mezzo della campagna elettorale sul dibattito nazionale che ha riguardato Renzi, l'articolo 18, il Job Act e il sindacato. Allora, io qui l'ho detto anche a Simonetta, perché ci siamo visti l'altro giorno e abbiamo fatto due chiacchiere e le ho detto quello che penso. Io credo che noi non abbiamo mai fatto una vera discussione su, appunto, la nascita del PD e il significato che l'Emilia Romagna e anche Bologna hanno all'interno del Partito Democratico. E non è semplicemente il fatto che a livello elettorale ci sono delle zone rosse storicamente e delle zone che non sono rosse nel nostro paese. Noi abbiamo avuto un presidente del Consiglio che si chiamava Silvio Berlusconi, che quando ha fondato Forza Italia è riuscito a costruire un'alleanza a livello nazionale che l'ha portata al governo e l'ha tenuto al governo per diverso tempo, che aveva delle geometrie variabili anche dal punto di vista politico, perché aveva l'Alleanza Nazionale al Sud, la Lega al Nord. Lui di fatto, nato con Publitalia, era riuscito a costruire un architrave a livello nazionale, più varie alleanze più o meno grigie o scure in tutto il resto del paese. La sua coalizione nazionale, la sua capacità di tenere il paese, l'ha costruita in un certo modo. Abbiamo avuto Romano Prodi con l'Ulivo, anche noi con l'Ulivo siamo riusciti a costruire un'intelaiatura nazionale. Il PD è riuscito ad essere nella sua nascita davvero un partito nazionale? IDS, quando diciamo hanno passato la mano e la Margherita, erano un partito nazionale? Il PD oggi deve essere un partito nazionale? Io credo di sì. Io credo che dobbiamo ambire a avere non un partito della nazione, che è un altro dibattito dagli editorialisti, ma dobbiamo avere un partito che rappresenta l'Italia dalla Valle d'Aosta alla Sicilia. Dobbiamo ambire a governare questo paese, a cambiarlo, a riformarlo? Dobbiamo uscire dal ventennio di Berlusconi e lo dobbiamo fare in un momento in cui l'Europa è quella che è. Per cui oltre alla filosofia politica esiste anche la storia. Noi ci dobbiamo ricordare che abbiamo avuto il governo Monti, abbiamo avuto il governo Letta e che i cittadini alle europee hanno votato Matteo Renzi, diciamoci la verità. Siamo sinceri tra di noi. Tanti di noi anche qui dentro, che magari hanno una storia politica di un certo tipo, alle europee hanno votato Renzi e a queste regionali non hanno votato Renzi. C'è stato anche questo, diciamoci la verità, perché quello scatto di provare l'ultima carta c'è stato quando abbiamo fatto le europee. Ora, l'Emilia Romagna cosa c'entra con questo discorso? Beh, io credo che l'Emilia Romagna abbia un sistema politico, un mondo del lavoro e dell'impresa, un sistema delle relazioni industriali, un sistema di relazioni sociali che dobbiamo riconoscere è completamente diverso da gran parte del resto del paese. Simonetta è stata sindaco in un comune dove c'è un'alta presenza artigianale e industriale, sa bene cosa vuol dire lavorare col mondo dell'impresa, così come sa bene cosa vuol dire lavorare col mondo del sindacato. Qui abbiamo un tessuto, una tradizione di relazione, una capacità di fare squadra col
col territorio, che nel resto del paese non sanno cos'è. Per questo per noi parlare di conflitto con il sindacato sembra quasi una bestemmia. Ma nel resto del paese questa cosa non esiste quasi. Certo, esiste su alcune partite importanti, il Meritanto, le acciaierie, alcune situazioni in cui c'è ancora un tessuto industriale importante, ma il rapporto fra il mondo del lavoro, il mondo dell'industria e del sindacato nel resto del paese è sfilacciato, non, è quasi impalpabile. La CGIL a livello nazionale è oggi un faro di progresso e di rappresentanza dei nuovi bisogni del mondo del lavoro? Forse la FIOM ha ancora una grande rappresentanza politica di una parte del mondo del lavoro, ma ci dobbiamo dire che la CGIL è in forte crisi da questo punto di vista. Può il Partito Democratico essere in grado di aprire un confronto dialettico col mondo del lavoro e dell'industria a livello nazionale per produrre una vera innovazione, ma non un'innovazione per cambiare verso per non si sa dove. Io dico per stimolare il sindacato a rappresentare chi oggi non è rappresentato. Perché guardate che quella sfiducia che è andata a disertare le urne di gente che non ha votato per la classe politica ha molta sfiducia anche nei confronti del sindacato, di tutte quelle istituzioni che non sono in grado di rappresentare le nuove istanze. Quindi io non dico diamo degli schiaffi, perché non è questo lo stile dell'Emilia Romagna, non è questo lo stile di chi fa politica in questo territorio, però noi ci dobbiamo porre nel momento in cui pensiamo a governare un territorio, a costruire di nuovo un orizzonte, a ricostruire la fiducia, non possiamo pensare di tornare indietro, ma dobbiamo pensare di rilanciare su quelle che sono le istanze vere che la gente ci chiede, sono soprattutto istanze di rappresentanza, di equità, di giustizia sociale, di cambiamento. Perché quando noi scopriamo nel giro di 2 anni 3.000 alloggi nelle case Acer che hanno i conti non a posto e 300 persone che non hanno pagato, Claudio su questo mi può dare dei dati più in dettaglio, li ho guardati oggi, quando scopriamo che ci sono anche nel nostro territorio tanti evasori e noi prendiamo come amministrazione comunale un premio e anche dei soldi nel nostro bilancio perché andiamo a riscuotere dai nostri cittadini chi evade le tasse, quando noi facciamo una lotta a testa alta contro la Lega Nord, contro Salvini sul tema Sinti e campi nomadi, perché non siamo a Roma dove ci sono migliaia di persone ancora nei campi, è una incapacità di dedicati, nel nostro bilancio non ci sono soldi dedicati all'immigrazione, c'è il rischio che si incendino le periferie, perché adesso il dopo è questo qui, dire che a Bologna c'è il massimo dell'insicurezza e dell'illegalità. Noi dobbiamo fare di più sicuramente su questo tema e su questo col Comitato dell'Ordine Pubblico, devo dire anche la Questura e la Prefettura devono fare di più insieme a noi, perché c'è un fenomeno di illegalità. Ma non possiamo descrivere Bologna come le banlieue francesi che si stanno per incendiare, perché se noi non spendiamo soldi sull'immigrazione, se non abbiamo dei capitoli dedicati, è perché, me l'avete insegnato voi, abbiamo costruito un sistema di welfare che integra e promuove e che non assiste. Il tema degli accampamenti con migliaia di nomadi, noi l'abbiamo superato tanti anni fa. Oggi nel nostro territorio, in Emilia Romagna, ci sono più profughi accolti in modo decoroso di quanto c'è stato nelle precedenti emergenze, ad esempio per gli sbarchi del Nord Africa, per non parlare dell'ex Jugoslavia, grazie al lavoro che la regione e gli enti locali stanno facendo. Siamo la prima città in Italia che ha superato il CIE, 20 anni di dibattito sulla chiusura dei CIE, siamo la prima città in Italia che non ha semplicemente chiuso i centri di identificazione e espulsione o i CPT precedente, ma l'hanno superato facendo lì un centro di accoglienza che raccoglie i profughi che vengono direttamente dal Mediterraneo e li smistano il resto del paese. Cioè, da questo punto di vista noi siamo un'eccellenza a livello nazionale, perché qui sappiamo cos'è l'equità, la giustizia e la legalità, da sinistra. Questa cosa in molte altre parti del nostro paese, anche nel nostro partito, mi dispiace dirlo, non sanno che cos'è. Quindi quando noi andiamo a fare una battaglia a livello nazionale sui fondi, non andiamo a fare una battaglia sul patto di stabilità, perché ad esempio il Comune di Bologna questa è un non problema. Per tanti altri comuni invece è un gravissimo problema. Quando diciamo che noi abbiamo il top sugli asili nido, i servizi sociali, no? Noi conduciamo una battaglia perché quei servizi vengono garantiti, perché i cittadini sono abituati ad averli.
Nel resto del paese quei servizi non li hanno mai visti, sono abituati che c'è la parrocchia, i genitori che si organizzano. Questa roba qui descrive un territorio che è altro rispetto al resto dell'Italia. Per questo io credo che dal punto di vista politico, la politica deve saper rappresentare la società e l'economia in cui è calata. Noi non possiamo pensare, anche se ci schieriamo a livello nazionale con Renzi o con altri, che qui occorra fare un nient'altro che un discorso emiliano e territoriale sul PD. Io credo un'idea di PD che è federale, in cui noi che abbiamo un'idea di partito, un'idea di società, un'idea di rapporto col mondo dell'impresa e del mondo del lavoro, qui noi dobbiamo costruire il nostro stile di fare politica, il nostro modo di rappresentare i cittadini. Non possiamo essere assuefatti a quello che succede a livello nazionale, al vuoto di dibattito che c'è, per meriti e demeriti di questo e di quell'altro. Per cui io spero che nell'affrontare il nostro congresso che avremo a livello locale e regionale andremo in questa direzione, nel ricostruire un collettivo, un'idea di partito, perché altrimenti se noi ci arrendiamo agli schieramenti sul livello nazionale, forse qualcuno ne avrà profitto dal proprio punto di vista intellettuale, dal punto di vista del proprio percorso politico, ma significa che noi riempiremo ancora le urne di astensionismo, perché non rappresenteremo quelli che sono i problemi sostanziali del nostro territorio. Io di questo sono profondamente convinto. E guardate che noi qui dobbiamo condurre una battaglia che è soprattutto nei confronti di una cultura, che è quella che diceva Daniele, è cinica e di destra nel nostro territorio, perché questo sta avanzando, perché quell'astensionismo si porta dietro quelle scene alla Salvini, quelle scene sui campi nomadi, che non sono tipiche del nostro territorio. Quando qui c'è stato il caso di Villa Salus alcuni anni fa, che ci sono alcuni consiglieri di quartiere di questo territorio se lo ricordano, ci fu Villa Salus con i rom che venivano ospitati. La Lega fece una manifestazione, sembrava che dovesse venire l'apocalisse, settimane e settimane sui giornali. Hanno fatto la manifestazione e si sono presentati in 10. Perché i cittadini sanno che degli amministratori del nostro territorio, sapevano che degli amministratori di questo territorio, di alcune scelte che noi avevamo messo la faccia e volevamo portare avanti, ci si poteva fidare, perché l'avremmo risolto quel problema, e l'abbiamo risolto. Ed è quello che noi cerchiamo di fare tutti i giorni con le nostre alterne fortune, ma la faccia ce la mettiamo. Noi dobbiamo lavorare su questo, dobbiamo lavorare su questo, perché non possiamo pensare che su il tema del rispetto dei diritti umani, della giustizia e dell'equità, noi arretriamo, qui, soprattutto qui in questo territorio. Perché noi possiamo pensare che questo dibattito sul Job Act e tutte le altre nostre cose interne forse stanno spostando dei voti a sinistra. Secondo me 10 su 100 nei flussi elettorali non è una gran cifra, ma su questo si può fare un dibattito. Rimane il fatto che a sinistra del PD, a Bologna certo, è vero, una sinistra radicale che prende un certo consenso, ma non da oggi, dalle elezioni comunali e anche dalle cose precedenti. Lo sappiamo che qui c'è un certo tipo di presenza e di cultura, semmai il problema è di SEL, in come rappresenta i propri elettori, e non certo legato al PD da questo punto di vista. Però, noi dobbiamo sapere che in Europa e in Italia l'uscita da quello che stiamo facendo come PD a livello nazionale è a destra, non è a sinistra. Se fallisce Matteo Renzi, che gli vogliamo bene o non gli vogliamo bene, l'uscita è a destra. Cioè non dobbiamo illuderci che dopo Renzi ci sarà un partito di sinistra. E non vi sto dicendo che dopo Renzi ci sarà l'apocalisse, vi sto dicendo che semplicemente vincerà la destra, perché in Europa, e noi siamo in Europa, è così. Sta già succedendo così. Perché dove c'è astensionismo, dove c'è sfiducia nei confronti della politica, dove la sinistra non riesce a dare una risposta, c'è il fallimento della sinistra, c'è la destra. Difficilmente noi oggi possiamo pensare di creare a sinistra del PD un progetto alternativo. Possiamo invece nel PD portare delle culture di sinistra democratiche che lo fanno crescere con le gambe che gli devono essere proprie, con le gambe federali di un territorio che è quello italiano, che deve stare unito, in cui tutte le identità devono essere rappresentate. Non ci siamo ancora riusciti. Noi che crediamo nel PD dobbiamo lavorare in questa direzione. Io penso che noi come territorio ci dobbiamo impegnare in questo senso, anche con le nostre esperienze amministrative. Fallire non è, secondo me, ammesso, perché, ribadisco, l'uscita da questa cosa è un'uscita a destra, non a sinistra. Di questo sono molto convinto. Spero che il confronto che avremo nei prossimi mesi col congresso e anche il dibattito che faremo su come noi stiamo lavorando
dentro l'amministrazione vada in questa direzione, perché vorrei discutere nel partito di quello che noi stiamo facendo per sapere se va bene o non va bene, perché vi devo dire che in questi 3 anni di discussioni vere su quello che noi stiamo facendo non ne siamo mai riusciti a fare. Sarà per colpa nostra che siamo sempre là, sarà per colpa di chi sta qua che non ci ha mai chiamato, ma forse nei partiti occorrerebbe discutere di cosa si fa nell'amministrazione. Io non vedo l'ora che qualcuno ci chiami, perché io spesso busso delle porte e mi vengono aperte, ma dobbiamo portare di più gli amministratori a discutere nel partito di cosa si fa, perché sennò i partiti diventano sì davvero dei cartelli elettorali e ci vediamo soltanto ogni 5 anni. Io invece penso a un partito radicato, a un partito di sinistra che si chiama PD, e qui sappiamo, abbiamo sempre saputo che cos'è, e non vedo per quale motivo ce lo dobbiamo dire. Grazie.